Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi facciamo un video veloce perché mi è capitato una cosa abbastanza semplice da sistemare. Siamo in un appunto e mi è successo questo. Il parasole praticamente si è rotto e non tiene più le posizioni che dovrebbe e non resta neanche su. Quindi si è spaccata una plastica che dopo vi faccio vedere. Io vi consiglio di andare da uno sfasciacarrozze col pezzo che adesso smonteremo e prenderlo di seconda mano perché costa 10 euro e non vale la pena spenderne almeno 30 per il pezzo nuovo. Con 10 euro ve lo dà identico. Prima di fare il lavoro, che è semplicissimo, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un like, di commentare. Allora, per smontare questo parasole ci servono delle Torx. Una vite è questa e l'altra vite è questa qui. Nel mio caso questo qui non si è rotto, è sano, quindi non lo andrò a cambiare. Si è rotto solo il parasole, questo qui è buono, ma le viti sono uguali e questo è più semplice da smontare rispetto a questo, perché qui basta togliere la vite, che questo si stacca, e il pezzo di ricambio praticamente sarebbe questo, quindi ci va soltanto la vite e questo è un perno che lo tiene in posizione. Qui invece dobbiamo svitare questa vite. Una volta che l'abbiamo tolta la vite, il pezzo non viene giù perché praticamente è ancorato sul telaio. Bisogna un po' smuoverlo e sfilarlo verso sinistra. Bisogna sganciarlo verso sinistra. Ok, perché è fatto in questo modo. Ok? Lui si va ad agganciare al telaio prima e poi lo possiamo avvitare. Quindi, questo è rotto. Dopo vi faccio vedere al tavolo perché. Prendiamo il pezzo di ricambio, che è praticamente identico, però questo fa forza, si sente che è rigido. Spostiamo questa parte in maniera che possiamo agevolmente andare a rimontarlo. Facciamo sì che questa bocchetta riesca ad andare sul telaio, non sul tettuccio. Attenzione, perché c'è il tettuccio e c'è il telaio del tetto. Ecco, facciamogli fare presa sul telaio. Lo sentite il telaio, perché una volta che l'avete inserito e spingete un po' verso il basso è ben ancorato. Quindi vite, state a stringere forte, perché ok, abbiamo fatto. Vediamo se si aggancia e rimane su. Ok, risolto. Ok, ora andiamo a vedere che cosa si è rotto del nostro parasole. Praticamente questa parte qui, che adesso c'ha troppo gioco, di solito non fa questo gioco qui, sta rigido. Se la andiamo ad estrarre, proprio la tiriamo via. Questo qui è un perno che si aggancia e c'ha degli scansi, che praticamente questi scansi faranno da incastro qui dentro, in maniera che lui potrà tenere delle posizioni specifiche. E il problema è che credo si sia rotto proprio la sede e quindi non fa più forza. Dentro ci dovrebbe essere tutto un canale di plastica che stringe questo qui, che però non fa più forza, quindi va sostituito tutto il pezzettino. Questo andrebbe a incastro ma non fa più questo gioco. Vi lascio tutti gli altri miei video, spero che il video sia stato utile. È stato molto veloce anche perché il problema era abbastanza semplice da risolvere. Ricordatevi di andare dagli sfasciacarrozze per questi pezzi, perché comprarli nuovi non vale la pena. Con 10 euro abbiamo risolto il problema. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, condividete il mio canale e iscrivetevi. Ciao a tutti!